Gianluca Piccella, Magazine 4. Ciao, volevo chiedere un po' l'emozione da voi, soprattutto quello che è successo. Vittoria, gol. Ma l'emozione è profonda perché dopo quest'anno difficile è stata veramente una gioia unica. E a parte quello è il mio primo gol tra i professionisti, quindi sono contentissimo. Davide Soccao, Sabia Channel. Ecco, il significato che ha per te questo mondo, perché ecco, vorrei se sbaglio, la tua ultima presenza in gioco è stata contro il Foggia a inizio della stagione, arrivi proprio l'ultimo del campionato e dai questa dimostrazione di grande, insomma, a quanto visto che ne vanno anche a segno, perché tu hai proprio la prima rete in gioco. Sì, come ho detto anche a lui, dopo quest'anno veramente difficile per me, anche perché sono venuto qua sperando di trovare un po' di spazio, non è stato così per tante cose, quindi questo gol veramente mi sento un po', mi ha liberato, insomma, ecco, tanta gioia e tanta felicità. Federico, vuol dire lo sport. Ciao, buonasera. È un gol che può essere di buon auspicio per la prossima stagione, insomma, c'è tra i tuoi obiettivi quello di essere più presente in campo, anche tu due davanti con la sfiglenza, ma le idee già sono chiare per il prossimo campionato? Io spero di sì, nel senso che spero che l'anno prossimo trovi più continuità e che questo sia il primo dei tanti. Natale Giusti, Vicente. Sì, ciao Mira, buonasera. Volevo chiederti quanto rammarico c'è all'interno della squadra di non aver centrato, almeno per il momento, aspettando questo ricorso che verrà fatto, questo obiettivo playoff che era alla portata della squadra di mezzi punti conquistati sul campo di mossi? Rammarico è tanto. Ma è tanta anche la speranza, speriamo che la società faccia il suo dovere e noi il nostro penso che l'abbiamo fatto, anche se magari potevamo fare qualcosa di più, abbiamo perso qualcosa per strada, però ad oggi siamo qui e speriamo di arrivarci. Va bene, grazie a tutti.